Buonasera a tutti i telespettatori di Rete 8 che ci seguono per la solenne processione del Venerdì Santo del Cristo morto dall'Aquila. Noi ci troviamo proprio davanti al sagrato della Basilica di San Bernardino da Siena e siamo con un graditissimo ospite, Don Renzo D'Ascenzo, per commentare chiaramente la processione del Venerdì Santo, ma anche quello che significa il Venerdì Santo per i cristiani tutta la settimana santa. Innanzitutto partiamo, diciamo, con qualche dettaglio, mentre aspettiamo naturalmente che tutti si posizionano. Questa processione era stata interrotta da 2 anni a causa purtroppo della pandemia, una tradizione molto importante sia dal punto di vista religioso ovviamente che poi dal punto di vista dell'arte, perché sfilano i simulacri del maestro Remo Brindisi. Interrotta dal Covid, c'era riuscito il terremoto ad interromperla, quindi 3 edizioni saltate per questo motivo. È la 66esima edizione questa della processione del Venerdì Santo. Ci sono ingenti misure di sicurezza perché chiaramente ci sono ancora delle disposizioni Covid, però è stato possibile riprendere con le processioni e la prefettura ha emanato un'ordinanza un po' simile a quella che è stata fatta per il 6 aprile, insomma per il 13° anniversario del terremoto. Questa è una processione molto antica, alcuni la fanno addirittura risalire al 500, finì nel 1768 per motivi di ordine pubblico, ma poi nel 1954, grazie ai frati minori e in particolare grazie a Fra Nicola Roccioletti, si è ripresa in una forma nuova. Attraversa le vie del centro, via San Bernardino, corso Principe Umberto, piazza Palazzo, via Marrelli, piazza Duomo dal lato delle Anime Sante, corso Vittorio Emanuele e poi si torna a ritroso, e quest'anno la scorta d'onore del Cristo morto è stata affidata ai donatori del sangue della Fidas L'Aquila. Stanno uscendo in questo momento tutti i vari gonfaloni, in testa quello del Comune dell'Aquila e delle altre associazioni. Come è accaduto già quando ci fu il terremoto, sono entrati nella Basilica di San Bernardino soltanto i portatori dei simulacri, perché tutti gli altri formano un'ala e si uniranno poi al corteo. Innanzitutto dobbiamo ringraziare per le immagini che vedete il nostro operatore Donatello Ricci, sempre preziosissimo. Stiamo seguendo, Don Renzo, appunto le fasi. Il ritorno della processione, innanzitutto, io dicevo che è una tradizione importante, ovviamente il significato religioso è quello predominante, ma qui c'è anche arte, c'è anche un rituale, una collettività, un'identità, un rito identitario che torna. Quindi facciamo 2 battute su questo, poi ci addentreremo anche sugli argomenti proprio specifici del Venerdì Santo con lei. Sì, ecco, la processione del Venerdì Santo per l'Aquila è un evento, è stata sempre un evento e lo sarà. La gente è sempre tanta e vi partecipa con intensità, magari non capendo in modo profondo chi è questo Cristo morto. A me piacerebbe chiamarlo Cristo vivo. Sarebbe proprio bello sapere che noi fossimo coscienti di questo fatto, che Cristo è vivo, che abita dentro di noi, accanto a noi, che ci guida, che ci tutela, che ci galvanizza, ed è l'evento degli eventi, cioè la Pasqua, no? Cristo muore per noi, risorge per noi, per liberarci da quello che noi chiamiamo peccato. Questa parola oggi nessuno la vuole più sentire, ma che cos'è il peccato? In fondo è l'egoismo, è la nostra strada verso la luce che viene interrotta dalle tenebre, e i peccati sono quelli soprattutto attinenti ai 7 vizi capitali: la superbia, l'invidia, l'ira, l'avarizia, la gola, eccetera, no? Che sono per noi degli ostacoli gravissimi, soltanto che noi non ci rendiamo conto e partecipiamo a questo evento innanzitutto quasi come degli spettatori, non come coloro che vi partecipano intensamente. Così anche nella messa, no? Dove il Cristo morto e risorto poi, no? Cosa succede? Che la gente non partecipa, la gente è presente, ma la vera ricchezza per una persona è la partecipazione, cioè immedesimarsi, ed immedesimarsi vuol dire lodare il Signore per tutto quello che ha fatto per noi. Il Signore, noi diciamo che è il Salvatore, ma a questo termine non diamo l'adeguata
dato significato, ci salva, cioè ci libera, ci conduce con sé in paradiso. Lui sulla croce ha inchiodato tutti i nostri peccati, e siccome il Signore sa che il peccato pesa, ci dice: non avere troppa paura, io già l'ho riscottato per te. Vedete che grande ricchezza che noi non capiamo. E se non capiamo questa ricchezza immensa che è il Cristo morto e risorto per noi, noi siamo poveri, mendicanti in cerca di luci, andiamo alla ricerca di luci che sono molto fatue, di orpelli, di cose che non ci danno la vita. Ecco, io vorrei che proprio questo che questo qua si capisse. Ecco. Quindi dobbiamo veramente sforzarci di capire questo, perché ci riguarda, noi avremo tutti un giudizio dopo la morte, no? Davanti all'Eterno, ed è Cristo che ci giudica, e se noi non lo conosciamo, davanti a Lui saremo degli estranei. Non è quello che vi dico, ve lo dice un sacerdote che non può dire altro che questo, è la verità, è la storia dell'uomo. Non è altro, non c'è altro, e l'uomo ha dimenticato, dicono gli studiosi di filosofia, no? Che la rottura della metafisica, cioè l'uomo non crede più in un'altra vita, nell'eternità, tutto si gioca qui, e allora vediamo gli orrori che succedono. Tutti quanti abbiamo visto quello che sta succedendo in Ucraina, la Russia, tutte le nazioni, eccetera, perché laddove non c'è Cristo, non c'è verità, e quindi c'è morte. E quindi c'è morte. Ecco, dobbiamo pregare affinché Dio ci dia la fede, perché nella fede noi siamo illuminati, se noi siamo veramente pellegrini in cerca di che cosa che non lo sappiamo, e ci smarriamo per le strade del mondo. Ecco, Don Renzo faceva riferimento, faceva delle riflessioni molto importanti. In questo momento, grazie al nostro operatore Donatello Ricci, vediamo i vari simulacri che stanno uscendo. Dicevamo prima dell'arte, per dare qualche riferimento, 16 simulacri sono del maestro Remo Brindisi, che ha lasciato un'eredità importante in città. E Don Renzo faceva riferimento anche ad alcuni temi cristiani molto, molto importanti. Nella processione ci sono i simulacri che simboleggiano delle cose, sono anche delle metafore: il martirio, la condanna, il tradimento, la passione, la via crucis, ma ci sono anche le madri, insomma tutte metafore, quindi diciamo l'arte, poi il significato religioso che questi simulacri hanno, si fondono. La settimana santa, Don Renzo, è una settimana importante. Il venerdì santo è il venerdì che precede la Pasqua cristiana, il giorno in cui si commemorano appunto la passione e la crocifissione di Gesù. È un momento di lutto, è un momento di dolore, però con un occhio rivolto poi alla speranza, alla risurrezione. Vogliamo dare anche questo messaggio. Lei prima anticipava anche qualche tema legato alla pace, poi ne parleremo insomma nel corso della nostra chiacchierata. Da un'inchiesta emerge questo: chi è l'uomo più bello del mondo? Sa che cosa emerse? Che l'uomo più bello del mondo è il Cristo sfigurato sulla croce. Perché l'uomo più bello del mondo? Perché l'uomo più capace di amore, e lo ha dimostrato facendosi inchiodare sulla croce per noi. Non ti preoccupare che la tua vita è nelle mie mani, devi avere solo la fede perché tu possa vivere sereno. Quindi ricordiamoci che veramente è l'amore il tema centrale della vita. Noi siamo legati invece a questo maledetto egoismo, siamo diventati carrieristi, non ci guardiamo più con gli occhi della misericordia e della solidarietà, stiamo diventando estranei l'uni all'altro. E infatti viviamo anche un periodo di grave crisi religiosa, le messe sono un pochino, si stanno spopolando, però dobbiamo avere sempre tanta fiducia. Perché finché c'è un popolo che nel silenzio frequenta ancora la messa, prega, che noi sono gli interlocutori di Cristo. E ricordiamoci che quando noi partecipiamo all'Eucaristia, cioè a Cristo che rinnova tutta la sua storia,
noi siamo una ricchezza per il mondo intero. La partecipazione all'Eucaristia non è partecipazione solo per noi, ma per il mondo intero. E noi facciamolo questo sforzo di partecipare all'Eucaristia, perché da noi dipende anche la salvezza del mondo. Se il mondo pregasse, il Signore farebbe in un attimo, impiegherebbe un attimo a riportare la pace, perché il Signore interviene solo se viene pregato, se noi lo imploriamo, perché il Signore rispetta la nostra libertà. E quindi se noi facciamo questo sforzo, anche una breve preghiera, eccetera, raggiunge il cuore di Dio e opera nella realtà in base a questa preghiera. Ecco. Lorenzo, noi prima dicevamo, insomma, mentre continuano ad uscire i simulacri, questo che vediamo è quello della Via Crucis, ci sono anche dei gruppi, prima lo speaker faceva riferimento agli scout, i Vigili del Fuoco, ci sono vari gruppi che portano i simulacri. Ricordiamo che la processione del Venerdì Santo è organizzata dall'Associazione Cavalieri del Venerdì Santo in collaborazione con i frati della Basilica San Bernardino, grande padre Daniele Di Sipio che si dà sempre un grande affare assieme all'associazione. Prima io nell'introduzione Lorenzo diceva una cosa: quanto è importante il ritorno, al di là dell'aspetto religioso che è fondamentale, di cui con lei naturalmente sì, essendo sacerdote possiamo spaziare e parlare, quanto è importante però il ritorno di un rito anche identitario per la città e un tornare un po' comunità. Noi l'avevamo detto già con il 6 aprile, la mancanza della processione, del ricordo, del celebrare tutti insieme come collettività il 13° anniversario del terremoto era molto brutto, anche diciamo l'interruzione della processione era molto brutto. Che effetto fa vedere invece la gente che può partecipare e che speriamo partecipi con quello spirito a cui lei faceva riferimento prima? Ecco Daniela, tu hai detto una cosa stupenda, no? L'importanza del rito. Io mi ricordo di aver letto qualche anno fa un bellissimo libro intitolato Il rito perduto, e la gente ha bisogno del rito, di sentirsi parte di una collettività, perché poi la collettività risveglia cose dentro di noi latenti, cose dentro di noi sepolte, perché il rito suscita sempre emozione. E infatti quando vediamo questi simulacri sfilare, la madre del Signore, Cristo crocifisso, non possiamo restare così senza parteciparvi, perché Cristo inquieta sempre sia chi crede in Lui sia chi non crede in Lui, non lascia le persone indifferenti. Ecco perché sono belli questi riti, il rito perduto. Oggi quali sono i riti che la società attiva? E le discoteche, e i campionati del mondo, eccetera, eccetera. Il rito della messa sta in un certo senso tacitando un pochino le coscienze, e quindi dobbiamo ritornare a questi riti. Per esempio, oggi un mio amico è partito per la Spagna, no? E in Spagna, da un punto di vista della ritualità, delle processioni, dei drammi, il dramma sacro, sono degli specialisti. Io una volta ho partecipato e non ho ancora dimenticato questi, come possiamo dire, queste storie, questi personaggi che riattivavano in noi qualcosa che era sepolto. Quindi ben ritorni il rito. Ma il rito che faccia veramente bene all'anima, che poi ci sono dei riti terribili, dei riti perversi, e oggi li sappiamo tutti. Ecco, la processione del Venerdì Santo è un rito che rende le persone pensose, perché la verità è pensare. Oggi l'uomo non pensa tanto, non legge tanto. Ora l'uomo si lascia agganciare dai piaceri, dalle cose materiali, ma se non ritorniamo a pensare, noi non esistiamo. L'uomo è anche ciò che pensa, e ciò che pensa bene, che ci fa riflettere, che ci fa discernere che cosa è bene e che cosa è male. Oggi non si parla più di tutto ciò. L'etica, sta morendo anche l'etica. E l'etica è l'insieme di quei valori che rendono la vita un percorso agevole. Oggi neanche più l'etica conta, conta soltanto il pragmatismo, conta soltanto l'avere, eccetera. Quindi ora sta uscendo dalla Basilica la croce, ed è veramente inquietante guardare questo
questo oggetto sacro che ti fa pensare, che ti fa riflettere. La croce, dovremmo fare veramente discorsi completi sulla croce, perché la croce è la salvezza dell'uomo e la croce per noi la porta il Signore, ma se dobbiamo anche noi partecipare a questa norma, quando qualche persona ha un guaio, no, il Signore ti dice non spaventarti, porta tu il peso che puoi portare, il resto lo porto io, e questa è la salvezza, soltanto che noi deleghiamo ad altri, ad altre fonti, eccetera, e non pensiamo a tutto questo. È un momento molto significativo, Don Renzo lo diceva, questa è la stele, la croce dedicata ai martiri del 6 aprile, alle 309 vittime del terremoto dell'Aquila. Vedete che la scorta lo stanno portando la Polizia di Stato con altre associazioni. È un momento questo di dolore molto importante, di lutto collettivo che si rinnova. Il 6 aprile, il tredicesimo anniversario è stato, lo dicevamo prima con Don Renzo. Adesso gli sbandieratori della città dell'Aquila portano un altro simbolo della processione del Venerdì Santo e continuano pian piano, li vediamo nelle immagini del nostro Donatello Ricci, ad uscire i vari simboli, simulacri appunto della processione del Venerdì Santo, compreso appunto la statua dell'angelo con calice. Don Renzo D'Ascenzo faceva riferimento prima alla guerra, non si può non parlare in questa Pasqua di quello che sta accadendo nel mondo, dell'Ucraina, ma anche di tante guerre dimenticate di cui non si parla, e invece dove continuano a morire persone, bambini. Ecco, non si può non parlare di questo e non si può non mandare in questa Pasqua di riflessione, di penitenza, ma come dicevamo prima, con uno sguardo anche poi alla risurrezione, quindi alla speranza, a Cristo che risorge, non si può non mandare un messaggio di pace. Io volevo citare appunto Papa Francesco, perché il suo messaggio a volte è anche criticato, va anche un po' controcorrente, ci sono state anche delle polemiche su questo, però ha voluto lanciare nella Via Crucis ancora una volta un messaggio dirompente, mettendo insieme due infermiere, una russa e una ucraina. Quindi Don Renzo, facciamo una riflessione su questo, perché il momento è difficile, veniamo da 2 anni di pandemia, veniamo da questa situazione che non può lasciarci indifferenti, anche perché l'Aquila, che ha ricevuto tanta solidarietà, sta aiutando la popolazione ucraina, già abbiamo ospitato tante persone qui in città. Sì, sì, sì. Ecco, dicevo coro prima, no? Orchestra del Venerdì delle Santo, due infermiere, ma è una cosa stupenda, perché il Papa ci ricorda una verità incontrovertibile: per Dio non esistono i russi, gli ucraini, i bianchi, i neri, esistono tutti figli. Quando noi avvertiamo che siamo tutti figli di Dio, allora ritornerà la solidarietà, altrimenti c'è guerra, c'è miseria. E quando si guardano questi volti, veramente dove regna una solitudine d'abisso, veramente uno dice, ma in che civiltà stiamo? Questo è un ritorno indietro. Noi ci eravamo tanto scaldati l'animo circa la globalizzazione, ma la globalizzazione si sta veramente rivelando una frana. Anziché aiutare l'uomo, si sono formate delle oligarchie nel mondo che strumentalizzano tutti. Ecco, mi ha particolarmente colpito la stele con i nomi dei morti durante il terremoto, no? Io l'ho vissuto personalmente e devo dire che mi sono salvato veramente per miracolo. Eppure devo dire una cosa, che lavorando con Don Daniele in alle Anime Sante, no? Quanta gente dall'Italia viene a far visita a questo mausoleo, diciamo, che ricorda tutti i vari nomi, ed è bello quando la gente sfoglia quel libro, rivede i volti, perché si riconcilia con la nostra storia, che è fatta di ieri, che è fatta di oggi, che è fatta di domani, eccetera, eccetera.
E noi dobbiamo ritornare ad essere veramente pensanti, ma oggi dicono anche che la filosofia sta morendo, cioè l'uomo non pensa più, che anche la poesia si sta spegnendo in nome di un pragmatismo assoluto volto tutto all'etica del piacere, del dominio, della sopraffazione. Ecco che veramente il Signore possa darci una mano, perché se non interviene Lui è difficile anche spegnere questi focolai di guerre che si svolgono in tutto il mondo e quanti drammi nascosti. Ecco, Signore, intervieni Tu, aiutaci, perché solo Tu puoi salvarci. Tu sei il Salvatore. È da poco uscito anche il coro che sta intonando il Miserere di Selecchi, come da traduzione e tradizione. Sono momenti molto suggestivi, perché anche la gente, insomma, è voluta venire questa sera, diciamo che il tempo lo permette, nel senso che si sta bene questa sera, quindi tanta gente, tante famiglie, tanti anche bambini ci sono davanti al sagrato della Basilica di San Bernardino da Siena, ed è molto importante, diciamo, questo ritorno. In questo momento sta uscendo anche il cardinale Giuseppe Petrocchi, che è l'arcivescovo appunto metropolita dell'Aquila, e la processione, insomma, si sta avviando poi alle battute finali e alle ultime uscite. Parlavamo con Don Renzo, insomma, anche il cardinale Petrocchi ha fatto un bellissimo messaggio che poi è stato distribuito nelle varie parrocchie, dove si parla di eclisse. Lui ha fatto un bel riferimento, lo spiegava anche il nostro sacerdote nella parrocchia che io frequento, Don Juan, l'eclisse, che in questo momento è come se, insomma, il sole fosse eclissato appunto dal male. Anche lui faceva riferimento chiaramente alla guerra, a questo momento, che seguiamo con Don Renzo, perché sta uscendo proprio il Cristo morto. Una riflessione, Don Renzo, proprio sul Cristo morto, la scorta dei volontari della Fidas Abruzzesi di sangue, la scorta d'onore quest'anno è toccata a loro. Cristo morto, Cristo che si fa crocifiggere per tutta l'umanità. Un messaggio antico, Don Renzo, ma ancora molto, ma molto attuale. Ma il messaggio della verità incontrovertibile, non c'è altra verità che questo Cristo morto e risorto. Noi abbiamo bisogno di un orientamento, altrimenti ci sentiamo spaesati. E sapere che un Dio è sceso sulla terra, è morto sulla croce per noi, cioè per scagionarci da tutte le nostre miserie e farci risorgere, questo darebbe all'umanità, ma veramente, tanta pace, tanta gioia. Io vedo qui intorno a me tanta gente, tanti bambini, e non si sente anima viva, non si sente il vociare, ma c'è un silenzio. Ed è come se questo silenzio risvegliasse il sacro che stiamo calpestando. Noi siamo intrinsecamente persone religiose, dobbiamo risvegliare questo sacro che è dentro di noi. Questo è il punto. E questi riti, come diceva prima Daniela, hanno un'importanza fondamentale per risvegliare, perché sono certo che in questo momento il Signore sta visitando tutti, dicendoci: non avere paura, io sono morto per te. Autorità, e sono morto per farti risorgere, per darti quella pace che tu cerchi dappertutto e che non trovi. Io, la pace viene dall'alto, sono io la tua pace. Un messaggio molto importante, quello che ci ha voluto lasciare Don Renzo D'Ascenzo, e siamo davvero alle battute finali di questa processione del Venerdì Santo, perché dopo il Cristo morto è stato davvero un momento di silenzio e di profonda riflessione, penitenza, segno anche dell'attaccamento e dei valori che hanno gli aquilani rispetto a questa processione, che non è una semplice sfilata, questo bisogna sempre dirlo, è un momento di raccoglimento innanzitutto e di riflessione. Però ha ragione Don Renzo D'Ascenzo, qui c'era un silenzio incredibile, siamo soltanto noi, diciamo, per fare il nostro contributo a parlare, ma un silenzio da parte di tutti, dei bambini, delle famiglie, ed è stato proprio questo l'immagine molto bella di questa sera, vedere tante famiglie che si sono volute riunire in centro per riaccogliere questo rito, ma anche il messaggio che poi la Settimana Santa porta, il Venerdì Santo, che è un giorno di lutto, di dolore certamente, ma che poi apre appunto alla risurrezione, e quindi è un messaggio di speranza che anche qui dal sagrato della Basilica di San Bernardino da Siena abbiamo voluto lanciare. C'è stata una grande
partecipazione. Abbiamo visto anche i bambini degli scout sfilare, ovviamente un corteo che è in forma ridotta a causa delle disposizioni Covid, però è stato importante riprendere con le nuove normative la processione, come era stato, come lo diciamo, lo ribadiamo ancora una volta, per l'anniversario del 6 aprile. E è molto bello vedere appunto questo clima, questo raccoglimento che ha accompagnato questa 66esima edizione, perché lo ripetiamo, niente aveva interrotto la processione del Venerdì Santo, soltanto il terremoto e purtroppo poi questi 2 anni di pandemia che davvero hanno limitato il tutto. Quindi la processione farà questo suo giro tra le vie del centro, porterà ancora il canto del Miserere, porterà ancora i simulacri di Remo Brindisi e altri artisti in giro per le nostre vie d'Orrenzo, a portare appunto questo messaggio a tutti gli aquilani, di cui è stato importante il ritorno, non perché qualcuno avesse dimenticato, però è proprio quello che dicevamo prima, il rito, l'identità collettiva di una città che si riunisce, come stanno facendo in questo momento anche altre città abruzzesi, attorno a questo simbolo. E ci salutiamo proprio con le ultime immagini di Donatello Ricci, e a lei affido appunto il saluto finale, Dorenzo. Ecco, dicevo della folla attonita, pensosa, ma veramente, e che cosa mi ha fatto venire in mente? Che noi aquilani abbiamo vissuto un lasso di tempo veramente terribile, il terremoto, io l'ho vissuto, e non ancora gli aquilani hanno quel volto sorridente che mostravano prima del terremoto. Siamo pensosi, siamo turbati, poi il Covid e la guerra, però questa sera mi ha commosso il vedere tanta gente in un silenzio attonito, in un silenzio che parlava quasi, come se ciascuno dicesse: Signore, non ci abbandonare, perché abbiamo già tanto sofferto, resta con noi, Signore, come succede per i discepoli di Emmaus, resta con noi, Signore, perché si fa sera. Un abbraccio a tutti e buona Pasqua. Bene, ringraziamo davvero Dorenzo D'Ascenzo per il suo contributo e ringraziamo chiaramente il nostro operatore Donatello Ricci per le preziose immagini di questa sera. Grazie a tutti i telespettatori di Rete 8 che hanno seguito con noi questa 66esima processione del Cristo morto dall'Aquila.